Periodo tribolato in casa Turris, dall'andamento in campionato con la squadra invischiata in zona retrocessione al presunto avvicendamento ai vertici societari con l'annuncio della vendita del club da parte del presidente Colantonio via social, poi smentita meno di 24 ore dopo. Ai microfoni di TV City abbiamo ascoltato la voce dei tifosi preoccupati per il futuro dei corallini. Caos societario in casa Turris, il presidente prima vende, poi neanche 24 ore e l'annuncio che non si vende più. Cosa è successo e cosa ne pensa? Il calcio non si fa mai buono perché non troviamo un presidente che sa fare il presidente. Ma era il momento questo per fare questo tipo di annuncio a metà campionato con la squadra in piena lotta salvezza? Penso di no, dovevo aspettare la fine del campionato. Prima si parlavano del campionato e poi si parlava della società, qualsiasi cosa. Momento sbagliato, anche per i tifosi sono arrabbiati. Ne può risentire la squadra per il proseguo del campionato? Eh sì, certo, perché il presidente, se uno viene, uno se ne va, i giocatori stanno proprio in imbarazzo. Penso che il presidente non deve abbandonare la squadra, perché lui è comunque cittine, e se ci può dare una mano perlomeno fino a fine stagione andrebbe bene così. Sono anni che vado a vedere la Turris, adesso quest'anno che hanno sbagliato tutto a fare un contratto a un allenatore di 3 anni che non dovevano, ne prendono uno, ne prendono un altro. All'epoca quando andavamo ci eravamo i presidenti buoni. Questo qua sì, tira, ma è solo lui, non può fare niente. Poi c'è il cambio di allenatore. Durante un campionato cambia già 2 o 3 allenatori, non riesce ad andare bene. Ci vogliono 2 o 3 acquisti buoni dietro in difesa e ci salvavamo tranquillamente. A proposito di mercato, il mercato ora si è chiuso, la Turris ha effettuato 2 nuovi acquisti. Cosa pensa della squadra che può arrivare alla salvezza? Io non ho questi acquisti che ha fatto adesso, io ancora devo vedere perché mi sono staccato, mi sono scocciato, non lo so quello che hanno preso e chi è che non è. Soltanto che quando le cose vanno così i tifosi si stancano e vanno via. Io mi auguro che la Turris si salva sempre perché io, come ho detto prima, sono un malato della Turris. A me mi dispiace e purtroppo io mi auguro che si salvano. Secondo me questa vendita non c'è mai stata. Non voglio dire cose che poi non possono essere vere, ma secondo me questa vendita non c'è mai stata. Presidente, secondo me è sempre stato il signor Colantò. Era anche il momento per annunciare un tipo di azione di questo genere o magari si doveva aspettare la fine del campionato? Si poteva aspettare la fine del campionato, ma attualmente secondo me il Torre del Greco la può gestire solo il signor Colantò nella squadra. Perché anche se abbiamo tanti imprenditori, ma nessuno si fa avanti. Questa è la verità. Il momento è delicato, la squadra è in zona retrocessione e c'è appena stato il cambio allenatore. Ne può risentire la squadra nella lotta a salvezza? Io penso che l'organico c'è, i giocatori ci sono, il presidente c'è, malgrado tutto, fa quello che deve fare. Un po' tutti insieme penso che la Turris si possa salvare quest'anno, poi l'anno prossimo Dio vede e provvede. Un augurio da grande tifoso della Turris al presidente. Il signor Colantò non è una persona che è una persona molto furba, molto intelligente, una persona che sa fare delle cose, attualmente è un buon presidente, ci sta facendo vedere calcio, però secondo me, senza offesa per nessuno, intorno c'è qualcosa che non va. Questo è un pensiero da tifoso. Presidente, salveci, vedo quello che va a fare.